Ovviamente è una giornata importante, emozionante, per la quale dobbiamo ringraziare un imprenditore coraggioso come Gianni Lettieri e per il quale dobbiamo ringraziare tutti quanti voi, lavoratori, tecnici, amministrativi e le vostre famiglie. Osvaldo, se con tua moglie hai difficoltà, vai a correre un po' di più con Lettieri. Passi un po' il tempo, così alleggerisci la situazione. È un'impresa straordinaria quella di Gianni, che mi è capitato di seguire da molti anni, per la verità, da quando Gianni Lettieri era impegnato nel settore tessile, quando abbiamo dovuto affrontare insieme battaglie relative ad un settore che stava vivendo un momento di crisi. È stata fatta una scelta coraggiosa da Gianni Lettieri e di questo gli va dato atto. Il successo di Atitec ha un valore emblematico. Facciamo un raffronto fra quello che ha saputo fare Atitec e quello che ha fatto Alitalia nel nostro paese. Alitalia è l'emblema di come si può arrivare al fallimento quando si accumulano debiti anziché fare i conti con la realtà. Atitec è la dimostrazione che per avere successo bisogna avere i conti in ordine, avere rigore, avere serietà nell'impresa, avere produttività nel lavoro. Mi ricordo anche io le prime giornate, i primi incontri, c'era qualche elemento di distrazione. Beh, oggi per tutti quanti noi è un motivo di orgoglio poter dire che da Napoli siamo in grado di dare una lezione di efficienza all'Italia intera. Abbiamo dimostrato che da Napoli si riesce a costruire il futuro sulla base del rigore e non della muina. Ora, noi, per quello che riguarda la nostra responsabilità come regione, guardiamo all'aerospazio come a uno dei settori strategici per lo sviluppo della regione. In questo momento siamo impegnati nel cofinanziamento per progetti di ricerca che riguardano Atitec, che riguardano aziende a Capua, a Nola, ad Airola. Nell'ambito del patto per la Campania di qualche anno fa, noi abbiamo un centinaio di milioni di euro destinati all'aerospazio e stiamo preparando un altro bando regionale destinato a imprese come Atitec di dimensione medio-alta. Per il passato tutti i bandi che abbiamo fatto riguardavano il sostegno delle piccole e piccolissime imprese. Ma ci è stato fatto rilevare che ci sono imprese di questa dimensione, ormai parliamo di 1500 dipendenti, che hanno comunque necessità di un aiuto negli impegni di ricerca e di sviluppo. E quindi abbiamo deciso di varare un bando per dare una mano anche alle imprese medio-grandi. Ovviamente noi dobbiamo sapere che la ricerca deve continuare. Abbiamo un grande successo oggi. Avete avuto un grande successo oggi, ma questo successo va difeso e va difeso con il livello di produttività che sapete mettere in campo e con la ricerca che deve continuare. Noi guardiamo a questo settore insieme con altri due comparti collegati. Aerospazio è uno di questi. Abbiamo programmi di investimento nel CIRA, Capua, in attività che riguardano soprattutto la sperimentazione sui materiali, ma vorremmo lavorare anche per avere a Napoli, o almeno in Campania, la produzione di un vettore regionale di trasporto passeggeri di produzione tutta italiana. Noi abbiamo avuto negli anni passati qualche problema con i nostri amici francesi, per la produzione di Airbus e compagnia bella. Siamo in condizione di produrre un aereo per il trasporto regionale tutto italiano, per la progettazione e per la realizzazione. Vogliamo lavorare nei prossimi anni su questo obiettivo.
e vogliamo lavorare anche su un altro obiettivo. Parlavo un attimo fa con l'ingegnere Carrino del CIRA, si sta ragionando sull'apertura di un altro centro di ricerca aerospaziale in qualche altra parte d'Italia. Noi riterremmo questa scelta sbagliata. Abbiamo un centro di ricerca aerospaziale a Capua, vediamo di potenziare questo se vogliamo una volta tanto dare una mano al sud anziché fare finta di difendere al sud e portare le risorse al nord. Sarebbe ora di farla finita. Allora, noi avremo davanti, e finisco, dei mesi difficili, anche perché la competizione sarà dura. Ho visto che avete ampliato ovviamente le vostre attività, ho visto che Capo di Chino significa altri 4 hangar, significa la possibilità di intervenire anche su aerei molto importanti. Credo che questo sia un salto di qualità straordinario. Avete la possibilità di fare manutenzioni non solo straordinarie nell'hangar, ma anche manutenzione ordinarie fra un volo e l'altro, la manutenzione notturna. È chiaro che aumenta il lavoro, aumenta la ricchezza, ma dobbiamo sapere che questi risultati non sono per sempre. Questi risultati vanno difesi perché nessuno nel campo dell'impresa e non solo, nessuno ci regalerà niente. Noi avremo nelle nostre mani quello che sapremo conquistare, con la capacità produttiva, con la capacità di innovazione, con la capacità di essere i primi. Ho visto che a volte noi ci perdiamo nelle chiacchiere localistiche. ATITEC riesce ad essere un'impresa multinazionale, non solo gli aeroporti italiani. Quello che mi ha colpito molto è che siete entrati a Francoforte, a Monaco, a Osaka, a Parigi. Entrare in Germania, in Giappone e in Francia vuol dire essere di una qualità straordinaria e questo è merito vostro e del vostro management. Dunque, abbiamo oggi tutte le condizioni per avere una grande azienda multinazionale in grado di creare lavoro, di creare ricchezza, di creare futuro. Io non so come fai a fare le corse, e ognuno si vede che geneticamente dice che corre. In America che c'è? È venuto il medico, come in Italia, su, uguale. Vabbè. Auguri a Gianni Rettieri, ovviamente. È chiaro che in queste cose è decisivo l'imprenditore con il suo coraggio, la sua inventiva, la sua immaginazione, ma lo sa Lettieri e lo sappiamo noi, alla fine senza gli operai, il management, i tecnici, la serietà nel lavoro, l'attaccamento all'azienda, neanche Lettieri con tutte le sue corse andrebbe molto lontano. Auguri a voi e alle vostre famiglie. Complimenti. Io conosco Enzo. Ho dimenticato di ringraziarvi perché questo è stato l'hub vaccinale più grande e efficiente.